Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e a questo nuovo video acquisti. Iniziamo con gli acquisti praticamente del mese di maggio. Allora, il primo è Resident Evil Revelations, tra l'altro di questi studi per PlayStation 3. Ah, tra l'altro, insieme a questo gioco, lo mettiamo un attimo qui, mi hanno regalato suddetta T-shirt e quindi la useremo come sfondino. Sempre se sì. Guardate che figata. Bene, quindi vediamo un po' cosa c'è qua. Cazzo, questo è il libretto più grande che ho mai visto in tutta la mia vita. Non riuscirò mai a leggerlo tutto. Questo gioco ho provato la demo e cazzo, devo dire che adesso non so perché, forse hanno, non hanno. È un gioco uscito sul 3DS e portato su console PlayStation 3, eccetera. Ma cazzo, il sistema di mira è veramente abbastanza difficilone, difficilotto. Dopo un po' svergola fuori un po'. Però vabbè, non ho ancora provato la full, ma lo proverò prossimamente. I prossimi due titoli li ho presi su consiglio di Beppe, il suo editore RM, nei suoi video acquisti e consigli eccetera, che il primo è PlayStation All-Star Battle Royale, o Royale che dir si voglia. Insieme a questo c'era dentro anche il pass, il codice per scaricarlo anche su PSP. Io sono un po' contrario ai digital game, però vabbè, la cosa che mi piace di questo gioco è anche la retrocopertina che ora vi mostro. Guarda che figata. Il libretto qui questa volta è bello spessuccio. E dietro qua c'è il codice per scaricarlo su PS Vita. Scusate, ho dato PSP forse. Intendevo PS Vita. E l'altro, sempre su consiglio di Beppe, è Bayonetta. Anche questo ho visto qualche gameplay e mi ha esaltato parecchio, e visto che l'ho trovato a praticamente 10 franchi nuovo, saranno cosa 8 euro forse, non lo so. Anche qua il libretto abbastanza. Ho visto solo alcuni gameplay, ma non so com'è. Lo proverò e poi vi farò sapere. Un altro gioco che da tanto tempo che volevo prendere, Portal 2. Questo gioco, il primo mi è piaciuto un casino, il 2 l'ho visto così di sfuggita, ma non vedo l'ora di metterci le mani sopra. Vabbè, qua c'è un codiciazzo, potete copiarvelo se volete, tanto lo riscatterò prima. Anche qua il librato, segno di qualche colore, incredibile ma vero. Incredibile ma vero. Poi altri due giochi che vabbè, ho già preso recentemente, che ho già fatto l'unboxing di questo gioco, che è praticamente Metal Gear Rising, però visto che l'ho preso in questo mese, ho deciso comunque di, vabbè, l'ho già fatto vedere, l'ho già iniziato e effettivamente, come diceva Vito, la telecamera dopo un po' ti fa venire mal di mare perché sbatte tutto a destra e a sinistra, però è un gioco abbastanza diverso dai Metal Gear, però è divertente, dai, molto action, molto divertente. Poi ho deciso di prendere Dead Island Game of the Year Edition, che contiene, penso, tutte le DLC, sì, Dead Island, Blood, Bad Arena, Riot White, e The Reaper Blue, eccetera, che cazzo le poi in questa versione Essentials, perché volevo prendere il Riptide, ma non avendo mai giocato a questo gioco ho pensato di prenderlo, anche perché l'avevo scaricato qualche anno fa, se non sbaglio, sì, su Steam, che c'era l'azione, ma purtroppo
Il mio PC dopo 5 minuti tentava di decollare verso la luna dal casino che facevo. Ho detto ok, lasciamo perdere. E niente. Questi qua sono tutti i titolazzi che ho preso questo mese. Di questa rubrica la farò solo alla fine del mese perché non voglio fare inizio, metà, fine, a parte per non copiare molti canali, ma poi perché dubito che riesco a prendere roba molto sostanziosa. Quindi farò un video unico, a meno che vabbè, se vedo che è un mese abbastanza corposo per non magari fare 40 minuti di video, magari lo dividerò tipo a metà e fine, ma se no lo tengo così. Bene, qui è tutto da Genetic DNA. Ciao ciao ragazzi!